Professor Cornoldi, professore ordinario di psicologia generale presso l'Università di Padova, direttore del servizio su disturbi dell'apprendimento dell'Università di Padova e presidente nazionale AIRIPA. Professor Cornoldi, quanto è importante la valutazione standardizzata nella scuola? È estremamente importante. Qualche volta gli insegnanti sono un po' prevenuti perché hanno potuto vedere degli usi non adeguati, un po' strumentali della valutazione. Però di fatto loro stessi quotidianamente valutano. Il problema è che la valutazione un po' fai da te ha una serie di limiti, perché può proprio sbagliare, e quindi è importante invece anche utilizzare, dico non solo, ma anche utilizzare degli strumenti standardizzati che hanno seguito una lentissima fase e attenta di costruzione e quindi sono stati costruiti con rigore, possono fornire dei dati più precisi. Per esempio, se noi siamo interessati a vedere se siamo riusciti a ottenere un cambiamento, dobbiamo avere degli strumenti sensibili che rilevano il cambiamento. L'impressione o la valutazione un po' più fatta in casa magari non rileva un effetto positivo ottenuto. Quindi bisogna sapere accettare questo, ammettendo che i numeri che si ottengono in questo modo non sono numeri magici, però sono delle indicazioni sicuramente più precise dei processi di apprendimento, delle caratteristiche dei bambini. Può dire qualcosa sul rapporto fra insegnanti e specialisti nel caso dei DSA? Questa è una questione delicata, perché giustamente si cerca di responsabilizzare anche gli insegnanti, coinvolgerli in un ruolo attivo di fronte ai bambini con disturbi di apprendimento. Però, d'altra parte, in primo luogo gli insegnanti hanno tante cose da fare, quindi è bene che qualcun altro li aiuti. E in secondo luogo non possono avere quell'esperienza specifica e nemmeno possono valersi di alcuni strumenti che sono necessari per fare la diagnosi di DSA. La persona che ha fatto la diagnosi di DSA ha avuto modo di conoscere certi risvolti psicologici del bambino che possono offrire un quadro più completo. In più, avendo quel distacco dalla situazione quotidiana e dagli stress che deve incontrare l'insegnante nella gestione di quell'alunno e di altri, può un attimo mediare, riconoscere certi aspetti. Quindi non è lui che sa tutto, ma è un'utile risorsa in più anche nella gestione del rapporto fra i servizi, che in qualche modo i servizi sociosanitari, che in qualche modo si prenderanno cura il bambino, la famiglia e altri enti e la scuola stessa. Quindi è una risorsa da utilizzare, da valorizzare con buon senso, ma in misura sostanziosa. Quali sono le implicazioni della nuova direttiva sui bisogni educativi speciali del 27 dicembre 2012? Questa direttiva è molto importante, perché il limite delle leggi precedenti era che si fissavano su categorie specifiche e non riconoscevano il fatto che molti bambini per ragioni diverse possono avere bisogno di un'attenzione un po' particolare. Fino ad oggi la giurisdizione li inseguiva uno per volta, mentre non teneva conto che appunto c'è un disagio potenziale di carattere generale che investe tante fisionomie diverse di bambini. E quindi questa direttiva, che ha un respiro generale molto più ampio, in qualche modo coglie l'esigenza di tener presente le caratteristiche di tanti bambini come bambini con disturbi di attenzione, bambini con funzionamento intellettivo limite, disturbi del linguaggio, disturbi nell'area non verbale, che possono avere delle problematiche spesso anche più severe dei DSA e che venivano un po' trascurati perché la scuola non aveva la copertura di una normativa per tener conto anche delle loro esigenze. Quello che si raccomanda non è tanto mettersi a compilare scartoffie relative a queste altre problematiche, ma riservare uno sguardo particolare, anche un rispetto a questi bambini, così come si riservano a tutti i bambini, ma soprattutto a quelli che sono più, diciamo così, fragili, perché se no possono avere una situazione molto difficile a scuola.